Quando si fa riferimento all'espressione revisione dei trattati, si intende la possibilità di modificare, rivedere e adattare i trattati fondanti dell'Unione Europea. Per adattarli si intende modificarli in modo da renderli compatibili con la realtà che si ha di fronte in un determinato periodo storico. Bisogna infatti ricordare che i trattati fondanti dell'Unione Europea sono stati firmati decenni fa e la modifica si rende necessaria con il passare del tempo. Stiamo parlando di due trattati in particolare. Innanzitutto vi è il trattato sull'Unione Europea, in sigla TUE, che viene meglio ricordato come il Trattato di Maastricht. È uno dei trattati primari dell'Unione Europea ed è anche uno dei fondanti, nel senso che fonda le basi del diritto europeo. Esso delinea gli scopi dell'Unione e nel 1992, quando è entrato in vigore, segnava una nuova tappa nell'integrazione europea, superando il primo step del mercato comune. Esso delinea anche i tre pilastri dell'Unione Europea, che ai tempi erano la CE, la Comunità Economica Europea, la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e l'Euratom, la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Oltre al trattato sull'Unione Europea c'è anche un altro importantissimo trattato, che è quello sul funzionamento dell'Unione Europea, in sigla TFUE. È stato firmato nel 1957 a Roma ed è anche conosciuto come il Trattato di Roma. Esso ha avuto il merito di attribuire una dimensione più politica e democratica all'integrazione europea, andando di nuovo oltre l'obiettivo del mercato unico e oltre alla sola dimensione economica dell'integrazione. La revisione di questi due comporterebbe l'adattamento degli articoli degli stessi trattati e dunque del quadro legislativo europeo alla realtà storica in cui l'Unione si trova. Significherebbe adattarli alle sfide che la realtà presenta. Ci sono diversi modi di rivedere i trattati e dipendono dalle regole legislative previste, ovvero dall'appartenenza dei trattati al diritto primario dell'Unione Europea, ovvero il gradino più alto della gerarchia legislativa del diritto europeo. Per chi non lo sapesse, all'interno del diritto europeo, così come in tutti i sistemi legislativi, esistono le cosiddette fonti del diritto, che tendenzialmente sono le costituzioni, ma in assenza di una vera e propria Costituzione europea, i trattati di cui ho parlato vengono considerati come fonti del diritto europeo, ovvero come una specie di documento costituzionale. Per rivedere i trattati si possono intraprendere due strade in base all'importanza della revisione. C'è la procedura di revisione ordinaria, che riguarda le modifiche più importanti, come l'aumento di competenze dell'Unione, e poi c'è la procedura di revisione semplificata, che riguarda invece le modifiche delle politiche o delle azioni interne dell'Unione. Di recente si è molto sentito parlare di questo argomento perché il Parlamento europeo lo scorso 22 novembre ha approvato con 305 voti favorevoli la proposta che richiede la modifica dei trattati dell'Unione europea. Le proposte sono principalmente due: da un lato si vuole dare più potere all'Unione, dall'altro si vuole aumentare il grado di democraticità delle istituzioni, dando più potere alle voci dei cittadini e delle cittadine.